A questo punto comincerei con vedere un secondo gli aspetti più che altro iniziali e di gestione di quello che è l'istituto, ossia la composizione negoziale. Volevo sapere se, oltre ad Andrea, che ovviamente lavora in banca e si occupa di queste problematiche, se anche gli altri che sono collegati si occupano direttamente o indirettamente o per pura curiosità hanno partecipato a delle risanamenti, ristrutturazioni, insomma al passaggio epocale dalla legge fallimentare il 14 notte, se sono passati in questo cambiamento epocale. Datato l'una, cioè mezzanotte 01 del 15 luglio, quindi quando stavamo andando in vacanza. Allora, se aspettate che provo a dare il broadcast anche agli altri, ecco, vedo che è entrato anche Vincenza, Giorgia, mi sentite? Potete interloquire? Potete attivare i microfoni? Ok, allora io analizzerei l'istituto da un punto di vista non tanto, voglio dire, di quegli aspetti che voi potete leggervi da soli, perché entrate su internet, vi prendete la composizione negoziale della crisi d'impresa e ci leggiamo che cosa consiste la misura. Io Ok, Giorgia dice che non funziona il microfono, ma si sente benissimo. Vorrei fare prima un cappello importante e presentarmi, perché altrimenti voglio dire, giustamente, chi si presenta a questo meeting vuole sapere chi è che parla. Allora, io svolgo la professione di avvocato da quest'anno sono 28 anni e 1990, gli inizi 1995. E come Andrea sa bene, mi occupo di gestione anche per, voglio dire, alcune regioni di Confindustria, delle problematiche delle aziende, quindi di quello che concerne effettivamente. Diamo un buonasera anche ad Alessandra che ha scritto. Mi occupo appunto anche di restructuring, cioè di tutta quella materia che oggi risulta essere forse una delle più in voga in relazione all'abbandono completo che abbiamo effettuato agli inizi dell'estate, intendo per inizi dell'estate quando si va in vacanza, cioè dal 15-20 luglio in poi, insomma, dai. E quindi adesso ci ritroviamo i primi di settembre, abbronzati, tornati dalle ferie con questa nuova normativa che ci è caduta un po' tra capo e collo, senza poi effettivamente avere su determinati tipi di problematiche delle risposte certe. Questo perché? Perché soprattutto in una materia dove hanno posticipato l'ingresso molte volte, perché questa materia, ricordo, come Andrea sa benissimo e voi sapete benissimo, è una materia che è stata richiesta da una legge del 2017, quindi voglio dire, stiamo parlando di 5 anni fa. Dopo 5 anni c'è stato tutto un insieme di accavallarsi di decreti normativi, decreti legge, decreti legislativi, decreti ministeriali, circolari, che cercavano di mitigare da una parte una normativa molto stringente per le imprese, dall'altra però, essendo in Unione Europea, per non rimanere isolati in questo concetto che
oggi si sente molto in campagna elettorale, automaticamente per non rimanere isolati ci dobbiamo adeguare alle normative europee, delle normative europee che vogliono comunque non delle aziende malsane sul mercato, ma vogliono delle aziende sane. Quindi il principio consiste nel fatto di una gestione corretta dell'azienda, di una gestione che si attenta a dei parametri e una gestione che eviti tutta quella tritacarne che si chiamava legge fallimentare, che poi alla fine non aiutava nei tribunali, perché un fallimento, vi posso dare dei numeri, fallimenti di grosse aziende che io seguo in Italia hanno un registro datato 2012-2013 al Tribunale di Roma. Quindi stiamo parlando di 10 anni fa. Un fallimento che non è congeniale né all'imprenditore, ma tantomeno ai chirografi. Perché poi Andrea, che giustamente lavora in banca e conosce i numeri del recupero del credito che loro gestiscono, per il chirografo parliamo di un 3-4% quando va bene, un 5% quando va bene. Bisogna essere miracolati per raggiungere il 20%, anche perché nella maggior parte dei casi il credito chirografo, che sia bancario o che sia dei fornitori, porta ad un recupero pari a zero. Di conseguenza, l'istituto di credito, che rappresenta al 90% la grossa fitta del credito presente all'interno del fallimento, se è fortunato rientra del 100% dell'ipotecario, cioè di un istituto comunque di credito che potrebbe benissimo evitare o preferire di evitare una gestione fallimentare per darsi eventualmente ad altri tipi di gestione insieme al debitore, piuttosto che dire ok, va bene, do tutto quanto il mio credito in mano a un curatore fallimentare, il quale in relazione poi ad un liquidatore andrà a fare un piano di riparto che comunque potrebbe anche vedermi svantaggiato. Questo sistema, soprattutto, che si basa su due piani, il primo piano, cioè su due errori. Il primo errore è l'incapacità da parte dei tribunali italiani di chiudere le procedure in un periodo congruo. Voi non so se avete letto, ma il Tribunale di Roma, con decreto del Presidente del Tribunale Penale, ha dichiarato come per i prossimi 6 mesi non ci saranno più nuove iscrizioni a ruolo penali, tranne che per i reati di una certa gravità. Perché? Perché non ci sono cancellieri, perché non ci sono giudici, perché ancora si sta parlando di giudizi in piedi da anni che ancora sia in primo grado, insomma tutta una serie di disquisizioni che portano comunque anche nel civile il creditore molte volte a essere completamente sfiduciato. Questo concetto in ambito europeo non è più ammissibile, calcolando come, per esempio, è vero che l'Inghilterra, che il Regno Unito è uscito dall'Unione Europea, siamo d'accordo, ma è anche vero che ha sempre lamentato come una delle prime deficienze del mercato e delle imprese c'è, e quindi noi, Spagna, Francia, una lentezza paurosa nella risoluzione delle problematiche aziendali. Considerando come, se andate a vedere anche la percentuale di presenza presso le camere di commercio italiane di aziende ferme, quindi aziende morte e pendenti, rappresentano, non dico il 40 o il 50%, ma insomma siamo lì vicino. Questo ha portato che cosa? Ha portato alla revisione completa di quello che era la normativa fallimentare. Ma come è stata fatta? E qui arriviamo ovviamente alla materia di oggi, quindi alla composizione negoziale.
stata fatta forse, e io quando ho dato il titolo a questo incontro, l'ho dato volendo rilevare oggi i punti di forza e i punti di crisi, cioè non guardando quegli aspetti tecnici che voi potete leggere da soli, perché quelli li potete guardare da voi. Io vado sugli aspetti pratici, toccando alcuni punti di riflessione per i tecnici che ci vogliono lavorare, quindi per Andrea che ci vuole lavorare, per Marco che ci vuole lavorare. Diamo il benvenuto anche a Serafina che è entrato adesso. Ora, io faccio parte della faculty del Master Giuristi d'Impresa di Alma Laboris e devo dire come Andrea, che ha partecipato agli ultimi Master, lo stava confermando precedentemente, cioè l'attenzione che abbiamo posto su questa materia. Per quale motivo abbiamo posto un'attenzione? Poi devo dire che anche il collega Andrea ha svolto alla fine un elaborato molto 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 corretto e soprattutto attento, perché questa è una materia che richiede, è una materia molto tecnica, che richiede molta attenzione. A differenza di altre materie, non per sminuirle, per carità, però nel diritto ci sono delle materie dove sicuramente si richiede un po' meno attenzione anche alla singola virgola. Questa materia, a partire dalla legge iniziale del 2017, ma poi soprattutto alla normativa 14 e soprattutto poi a tutta una serie di normative successive, tra cui ricordo il decreto legge del 24 agosto del 2021, il 118, che ha stabilito le misure urgenti in materia di imprese e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia, è entrata particolarmente a piedi un po' uniti su questa materia. E non solo, vedendo che era molto ma molto complessa, ha cercato anche di introdurre un nuovo istituto prettamente stragiudiziale, che è quello che vediamo oggi, esterno completamente al tribunale, esterno completamente all'aspetto giudiziale, tranne che per due elementi che vedremo dopo, ma sono a mio avviso importanti, ma ancorché marginali, perché qui non ci sono la composizione negoziale non inizia con un'autorizzazione del tribunale, non inizia con un'ingerenza del tribunale. Le stesse misure preventive e cautelari che possono essere autorizzate e devono essere autorizzate dal tribunale in caso di composizione, a differenza degli altri provvedimenti d'urgenza, rappresentano in questo caso un momento nel quale il giudice effettua un controllo e le ammette, ma sicuramente non è un controllo di merito, il quale viene fatto dall'esperto, soprattutto un controllo di legittimità. Se poi dopo dovesse accorgersi il giudice che durante i 180 giorni che sono in mano all'esperto per risolvere questa matassa, queste misure cautelari o preventive non sono state valutate nel giusto modo dall'esperto, allora interverrà anche nel merito e dirà anche per quale motivo può cassarle. Ma all'inizio è sì un controllo, ma è un controllo secondario. L'altro controllo, e ormai abbiamo preso l'argomento, unico che effettua il magistrato in seguito all'esser pungolato però sempre dall'esperto, e su alcune operazioni straordinarie che può effettuare l'imprenditore, sconsigliato dall'esperto. Quindi vediamo come entra sempre in seconda battuta, ma in via marginale. Per il resto, tranne che per questi due aspetti, ragazzi, il tribunale non entra, non si vede, è completamente fuori.
Entriamo in una ottica un po' più larga da un punto di vista del diritto. Nel 2010, con ovviamente la normativa 28, che ha stabilito ovviamente, no, tutto quello che riguarda conciliazione, negoziazione, ADR, no? Cioè il tentativo da parte della legge, da parte dei cosiddetti esperti, di dire usciamo dal tribunale perché da qua dentro, se no, in un labirinto non usciamo più. Questo è tutto un processo che poi ha visto in tutte quante le materie del diritto un avvicinamento serio al mondo stragiudiziale e, a mio avviso, non per noi vecchietti ormai del diritto, ma per voi giovani, il tribunale, a mio avviso, non ci sarà più. Difficilmente riusciremo effettivamente ad avere molti ricorsi o molto ricorso al giudiziale come era in passato. Ora, focalizziamo l'attenzione di oggi su un paio di normative. La prima è la 14, ovviamente, del 2019, che ha dato il via al codice della crisi d'impresa. La seconda è il decreto legge 24 agosto 2021, il 118, e la terza invece è proprio ultima, decreto legislativo, che ha portato le modifiche al codice della crisi d'impresa e ha praticamente abrogato alcuni articoli della decreto legge 118 del 2021, e invece è entrato in un modo abbastanza pesante sull'istituto che stiamo vedendo oggi, cioè sulla composizione negoziale della crisi d'impresa. Il decreto legislativo che faccio riferimento è il 17 giugno 2022, numero 83, quindi rappresenta sicuramente un momento molto, molto recente. Il quale decreto legislativo del 17 giugno numero 83 è entrato in vigore il 15 luglio, anche lui, del 2022. Vediamo quali sono gli aspetti principali sul quali volevo trattare con voi. Questo decreto legislativo ha introdotto all'interno del titolo secondo del codice della crisi d'impresa, se infatti se volete andare a guardare questa composizione in un modo molto particolareggiato, la trovate nel titolo secondo del codice. Precisamente l'ha addizionata come composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato, segnalazioni per la anticipata emersione della crisi. Analizziamo questi quattro elementi. Composizione negoziata della crisi. Quali sono gli elementi essenziali? Il primo elemento essenziale è che la composizione negoziale si pone completamente al di fuori del diritto concorsuale. È l'assoluta preponderanza della componente negoziale e completamente assenza del giudice. Quindi ricordatevi come, se si vuole operare in questo senso, abbiamo tre elementi fondamentali. Il primo elemento principale è costituito dalla presenza sempre e comunque dalla volontà dell'imprenditore. Quindi l'imprenditore è colui il quale si attiva per dar vita a questa procedura. Non abbiamo, come nella crisi d'impresa o nel caso in cui si porti o si debba portare poi
i libri innanzi all'Ocri, avremmo effettivamente anche l'intervento del pubblico ministero, no? A cominciare questa solo ed esclusivamente l'imprenditore, del suo imprenditore, che si fa effettivamente appoggiare da alcuni professionisti. Quindi da quali professionisti? Dal commercialista, dal revisore dei conti, dall'avvocato. L'esperto, il cosiddetto esperto, che verrà nominato non dal giudice, ma dalla Camera di Commercio, dove l'impresa svolge abitualmente e quindi ha la sua sede legale principale, la sua sede legale e attività principale, non determina né condiziona le scelte dell'imprenditore e delle altre parti. Ricordatevi come l'esperto non lo assiste né si sostituisce alle parti nell'esercizio dell'autonomia privata dell'imprenditore, ma ha il compito di facilitare le trattative e di stimolare gli accordi tra creditori e impresa. Non stiamo parlando di un concordato preventivo dove c'è un'ingerenza da parte del tribunale e dove c'è automaticamente la figura magari del commissario, il quale prende in mano l'azienda, gestisco io o affianco io o ti controllo io. No, qui la cosa particolare in questa procedura è che l'esperto non può vietare assolutamente né la gestione ordinaria né la gestione straordinaria. E questo è un elemento essenziale che ci fa capire l'estraneità da tutte le altre procedure. Ora, quando ovviamente noi andiamo quindi a parlare e a operare in materia di composizione negoziale della crisi d'impresa, ci troviamo in primis dinanzi ad una problematica. Prima problematica: che rapporto c'è tra l'esperto, i creditori e l'impresa? Chi è questo esperto? Perché l'imprenditore dovrebbe rivolgersi ad un terzo nominato dalla Camera di Commercio, da una commissione interna della Camera di Commercio, la quale dovrebbe effettivamente andare a guardare tutta una serie di documenti che dopo vedremo e capire se noi siamo in grado di risanare nel medio-lungo l'azienda? Dopo vi dirò perché nel medio-lungo. Che rapporto intercorre? Perché questo è fondamentale oggi concepirlo, no? Questa materia, perché molti imprenditori se lo chiedono, dice: ma io i miei consulenti già ce li ho, scusa, ma perché devo fare tutta questa trafila? In realtà questa trafila nasce da due esigenze principali. La prima è quella di spingere l'imprenditore mentalmente, e questo è fondamentale, a sapere gestire la propria azienda. Ossia, per quale motivo le imprese oggi vanno così male? Per quale motivo oggi, se andiamo a vedere le procedure fallimentari negli ultimi 10 anni, come numero è un po' imbarazzante? Per la semplice motivazione che l'imprenditore, essendo abituato ad una gestione un po' obsoleta dell'azienda, soprattutto nei rapporti principali con gli istituti di credito,
automaticamente, arrivati a un certo punto, non ha più l'azienda italiana quella liquidità che permette alla stessa di svolgere un'attività, l'attività. Quindi abbiamo a un certo punto che la marginalità dell'azienda si fa molto ridotta. Calcoliamo anche come una delle problematiche principali che lo Stato finalmente ha capito è che l'imprenditore italiano barra banca, perché ricordiamoci come il 90% degli imprenditori italiani sono costituiti e sono appoggiati dagli istituti di credito con linee a breve e con linee di credito a medio e lungo termine, arrivati a un certo punto non riescono più ad avere l'appoggio degli istituti di credito, i quali oggi disperati, dopo aver mandato a sofferenza le pratiche, i cosiddetti NPL, quindi non performing loans, cartolarizzano a delle società veicolo o SPV, le quali prendono questi crediti e cercano di recuperarli per conto proprio oppure cedendo la gestione a terzi. Questa problematica ha portato le aziende italiane a non aver più un credit rating e quindi a non essere più appoggiate. Questo aspetto, che è marcato anche molto da parte della, come le aziende oggi non possono più essere finanziate in relazione a quelle che sono le garanzie, ma devono essere finanziate in relazione a quelle che le stesse società a dover modificare completamente la loro gestione, a dover rispettare determinati indici di allerta. E infatti, se andiamo a vedere il codice della crisi d'impresa e di conseguenza anche questo strumento di cui parliamo oggi, ci dice chiaramente come oggi l'azienda deve rispettare determinati parametri. E il primo parametro è quello di avere un board aziendale adeguato. Infatti, se noi guardiamo gli articoli della normativa ultima che riguarda appunto la composizione negoziale della crisi d'impresa, chiaramente ci dice come l'accesso è limitato a quelle aziende che hanno un board aziendale o una direzione aziendale corretta. Quindi il decreto legislativo 83 del 2022, del 17 giugno, di tre mesi e mezzo, insomma, quant'è, ci dice questo concetto. Ora, problematica vera, pregi e difetti della composizione negoziale di questa normativa. Il pregio è quello di aver dato finalmente, a mio avviso, uno squillo importante all'imprenditoria italiana, ossia non c'è più la possibilità oggi di operare in un modo scellerato, in un modo casuale, in un modo, per così dire, improvvisato. Oggi l'azienda deve avere una gestione oculata, una gestione che sia chiaramente all'altezza del business che porta avanti l'azienda stessa. E infatti oggi gli istituti di credito cosa fanno? Prima, annualmente, prima di rinnovare, diminuire, aumentare il plafond delle linee di credito, a breve, soprattutto, che sono quelli sul quale si regge l'azienda, vogliono vedere tutta una serie di documenti, signori, che adesso noi vedremo come presupposto della composizione negoziale della crisi d'impresa. Quindi tutto il sistema che gira intorno all'imprenditoria italiana ragiona oggi in una maniera univoca. La composizione negoziale d'impresa, che adesso vedremo, necessita per l'instaurazione della stessa il deposito dei documenti che adesso andremo a condividere,
sicuramente, signori, è una normativa che riprende chiaramente da una necessità da parte degli stakeholders aziendali di dar credito all'azienda stessa. E soprattutto quando questi indici di allerta vanno comunque a rilevare la presenza di squilibri, automaticamente è importantissimo che questi squilibri vengano comunque messi a posto, venga comunque data un asset societario corretto, una gestione corretta, una gestione equilibrata. C'è qualche domanda? Qualcuno voleva fare qualche considerazione? Qualcuno di voi? Non so se tutti quanti avete sentito bene o si sente bene quello che ho rilevato. Non avete alcun tipo di domanda? Ok. Quando vediamo a questo punto quali sono gli elementi essenziali di quello che è fondamentalmente la composizione della negoziale della crisi d'impresa, ossia come andare a operare. Primo aspetto, chi deve consigliare l'imprenditore? L'imprenditore ovviamente svolge la propria funzione, il proprio lavoro. L'imprenditore molto spesso è un soggetto che tutto quello che tocca magari lo fa diventare oro, ma non è ferrato nella materia, quindi non sa cosa fare. Quindi io direi che il primo elemento essenziale è costituito dalla necessità da parte dell'impresa di rendersi, di avere un contorno di persone all'altezza, quindi un commercialista bravo, un avvocato che possa seguire anche queste problematiche, ma soprattutto dei revisori dei conti, qualora ce ne sia la necessità, che sappiano individuare i momenti di squilibrio aziendale e che quindi vadano subito dall'imprenditore a cercare di rimettere in assetto l'azienda. Altrimenti, se questo crea delle difficoltà per l'imprenditore, il momento principale è quello di accompagnare l'imprenditore verso un risanamento quando ancora siamo nelle possibilità tecniche di effettuare un risanamento. E quindi nel momento in cui ci sono le prime avvisaglie di crisi, non dico di insolvenza, ma diciamo l'inizio di una crisi, bisogna cercare di avvicinarsi, a mio avviso, a questo istituto. Perché? Perché avvicinandosi a questo istituto possiamo effettivamente cercare di curare per l'imprenditore prima che poi la situazione diventi irreversibile. Primo aspetto, la composizione negoziale della crisi d'impresa riguarda tutti gli imprenditori, sia gli imprenditori commerciali che gli imprenditori agricoli, ma non solo, tutti coloro i quali sono sotto soglia rispetto a quello che era prima il fallimento e adesso la liquidazione giudiziale, possono chiedere una composizione negoziale dell'impresa. Quindi l'impresa può chiedere la composizione. L'unica differenza sostanziale tra imprenditori commerciali e agricoli sotto soglia e sopra soglia è che sotto soglia non hanno la necessità di presentare immediatamente un programma di risanamento. Ma senza andare troppo nel tecnico, che questo ve lo potete approfondire voi, diciamo come abbiamo allargato molto la visione stragiudiziale della problematica. Perché
logico che se noi diamo la possibilità anche a tutte quelle società che dovevano far ricorso al sovraindebitamento per cercare di risolvere le proprie problematiche, le diamo la possibilità di uno step antecedente importante come questo, è logico che noi poniamo, non dico inversione paritaria, ma sicuramente diamo una possibilità ulteriore anche alle PMI, ossia quelle società che rappresentano forse la spina dorsale della nostra economia. Ora, a chi va rivolta questa domanda e soprattutto come si pone? Allora, volevo condividere con voi il sito generale sul quale porre ovviamente l'istanza di composizione negoziale. Per quale motivo? Perché la legge ha voluto come il portale in via telematica dove si può accedere all'istanza deve essere un portale unico. Ed è questo, col sito che vi faccio vedere. C'è qualche domanda nel contempo? Qualcuno che vuole dire qualcosa? Eccolo qui. È il sito di Union Camere, ovviamente, composizionenegoziale.camcom.it e è possibile accedere al servizio mediante, ovviamente, lo SPID aziendale, carta d'identità elettronica o quant'altro, lo SPID o quant'altro. Quindi l'azienda può direttamente accedere a questa composizione negoziale senza troppe difficoltà. Non solo, ma vi dirò anche un elemento molto importante, è che oggi l'azienda può anche fare un test preventivo su quello che è la necessità o meno, o la possibilità o meno di accedere a questo strumento. Questo strumento, c'è un test pratico nel quale, con l'aiuto ovviamente di tecnici commercialisti soprattutto, l'azienda può preventivamente, sempre sul sito, compilando questo test pratico, può benissimo accedere ad una soluzione, ossia se è conveniente o se è possibile nell'immediato accedere a questo strumento. Calcolate come, signori, questi strumenti sono all'albore, eh? Quindi sono tutti in via di perfezionamento e tutti in via, voglio dire, di essere rodati, anche perché anche quello che è stato l'elenco degli esperti presenti è stato un elenco che è stato che è in via anche di ultimazione, quindi voglio dire, stiamo parlando principalmente di elementi di base. Ora, c'è una piattaforma sul quale porre questa istanza e questa piattaforma si accede mediante appunto un percorso telematico che abbiamo detto comincia con l'introduzione delle credenziali dell'azienda e ci sono anche tutta una serie di documenti che devono essere allegati all'istanza di nomina dell'esperto. Perché? Perché l'esperto nel momento in cui viene nominato deve in primis accettare l'incarico entro 2 giorni dalla nomina, ma questo è il minimo, ma deve valutare se l'azienda è in grado di accedere alla procedura oppure no. Può darsi anche che l'esperto dica no, perché la crisi è talmente forte che non possiamo accedere ad un risanamento. E questi documenti che devono essere posti, che devono essere depositati, adesso li andiamo a condividere.
delle domande che volete fare? O delle considerazioni? Non so, vorrei sentire qualcuno di voi, Marco, Serafina, Alessandra. Non so se volevate, appunto, almeno per chiedere se sono chiaro o meno. Allora, condividiamo la documentazione, eccolo qui. Sinteticamente, i documenti da allegare all'istanza sono questi che voi adesso che vi condivido, eccoli qua. Eccoli. Questi documenti, signori, sono dei documenti obbligatori. Li vedete, vero? Documenti da allegare all'istanza. Sono dei documenti chiaramente obbligatori, che quindi fondamentalmente sono dei documenti che vengono depositati a pena di nullità dell'istanza, quindi della inammissibilità dell'istanza. Questi documenti sono la descrizione dell'impresa, la tipologia delle criticità, un piano finanziario per i successivi 6 mesi, dopo vedremo perché, piano industriale, ultimi 3 bilanci, situazione patrimoniale e finanziale, elenco dei creditori e quant'altro. Stiamo attenti. Se andiamo a vedere i documenti con una certa attenzione, notiamo come sono tutti i documenti che vengono richiesti dall'attestatore in un piano di risanamento ex 67 della legge fallimentare. Quindi che cosa si cerca di fare? Stiamo attenti perché questo è un momento importante. Si cerca di trovare un risanamento al di fuori del codice della crisi d'impresa, che ha ovviamente con alcuni correttivi, con alcuni elementi nuovi, ma ha ripreso, no? Piano di risanamento quello che era il 67. Anzi, lo ha previsto anche per le holding, quindi per le società che collaborano tra di loro, che hanno dei rapporti commerciali e ovviamente societari tra loro. Quindi si cerca, se guardiamo bene, di ricalcare una procedura fuori però dall'ambito ex parafallimentare. Ora, ovviamente tutti questi documenti devono necessariamente avere una limitazione nella loro configurazione debitoria. Cosa intendo dire? Intendo dire come, per esempio, il certificato unico dei debiti tributari, che come sappiamo potrete scaricarvi benissimo tutti voi dal sito dell'Agenzia delle Entrate e che è entrato in vigore con la 14 del 2019, deve portare effettivamente non un carico di debiti tributari molto alto, come d'altronde quello bancario, ma questo perché? Perché altrimenti noi non possiamo, a mio avviso, andare ad adottare questo strumento stragiudiziale, fuori dal tribunale. Perché? Perché diventa altrimenti uno strumento che risulta essere soltanto ancora più
deflagrante rispetto alle aspettative di ricrescita aziendale. Cioè, se noi adesso diciamo che non vogliamo più entrare in tribunale con un piano attestato, con una ristrutturazione, con un concordato preventivo, perché è un tritacarne, allora sarebbe un controsenso andare su una situazione già molto gravosa a tentare un risanamento impossibile per perdere quanto? Altri 6 mesi? Massimo 1 anno? Perché vi sottolineo come l'esperto a 180 giorni rinnovabili per altri 180, solo ed esclusivamente se ci sono chiare e precise possibilità di un risanamento, altrimenti l'esperto deve immediatamente all'atto del deposito andare a fare una relazione negativa e dire che non è possibile usufruire di questo strumento. Quindi questo strumento deve essere ben calibrato alle esigenze aziendali. State attenti, non deve essere usato come una perdita di tempo, perché altrimenti, se no, poi dopo rischiamo che nella liquidazione giudiziale le responsabilità dell'amministratore, per aver fatto perdere tempo e per aver cercato di allungare la vita di un'azienda ormai decotta, aumentano. Quindi bisogna molto, la prima problematica che bisogna affrontare è questo effettivamente sulla fattibilità della composizione. Mi raccomando, quindi, quando si va a valutare, questo vale per l'esperto, ma vale anche per l'azienda. Non si può, signori, ragionare: ah, c'è la possibilità di, perdonatemi la brutalità, di allungare il brodo 6 mesi, 1 anno, teniamo in piedi l'azienda, utilizziamo questo strumento, tanto, signori, dai, quanto costa, avvocato? Beh, c'è costi fissi 200 e passa euro più 16 euro, quindi 252 euro se proprio vogliamo dirla tutta, per l'istanza più 16 euro di marca. Si fa un pagamento alla Camera di Commercio in base a quelle che sono ovviamente le varie dizioni delle singole Camere di Commercio. E di 268 euro abbiamo risolto il problema e tiriamo avanti. Beh, no, così no. Questo è uno degli elementi un po' negativi di questo strumento, ossia io non vorrei che noi tecnici utilizzassimo questo strumento nella maniera errata. Volevo fare un'altra considerazione che secondo me il legislatore non ha considerato. Ci chiedono come obbligatori l'estratto delle informazioni presenti nell'archivio della Centrale Rischi della Banca d'Italia. Ora, l'amico Andrea che ci lavora e sicuramente in questo è molto più ferrato di me, ci potrà confermare come, se io ho una posizione non più in bonis, io istituto di credito non la posso più tenere in bonis, passato un certo tipo, un certo periodo. Non mi trovo più nella condizione del direttore di filiale della cittadina del Lazio o del Piemonte o della Lombardia o della Calabria o della Sardegna, che in amicizia metteva la pratica sotto la sabbia in attesa che l'azienda migliorasse. No, adesso è tutto una serie di parametri. Se dopo 90 giorni, 120 o quant'è, la filiale non può più tenere in bonis la pratica, e se non si trova una soluzione si mette in centrale rischi come sofferenza, si passa a NPL.
E quindi cosa succede? Succede che oggi noi abbiamo, come molti crediti bancari, vengono cartolarizzati. Ma che cosa è che non quadra con questa procedura? Qual è la mia paura? Se andiamo a leggere in un modo molto approfondito l'83 del 2022, del 15 luglio, ci accorgiamo come chiaramente al termine della composizione, se tutto va bene, c'è un contratto. Ma tra chi? Interviene l'esperto? No, non firma. Non è un attestatore lui. Non svolge la funzione di attestare il piano con un'attestazione. Quindi è un contratto fra le parti, fra creditori e debitori. Ma che cosa ci dice la legge? La legge ci dice che deve essere un risalimento minimo, 24 mesi, di 2 anni. E io vi posso assicurare, come molti servicer, senza fare nomi e cognomi, hanno la possibilità di dilazionare i pagamenti solo fino a 24 mesi e alcuni fino a 18. E quindi come possiamo noi andare a stipulare un contratto sopra i 24 mesi con una chiusura di alcuni servicer che hanno acquistato i crediti bancari che ci danno la possibilità solo sotto i 24 a 18? Dovremmo ragionare che prima i crediti di questi servicer verranno pagati e poi tutti gli altri. Ma gli altri ci saranno a questo? Quando il servicer di turno dirà ma l'investitore vuole che il credito che abbiamo comprato chirografo tu me lo paghi in 12 mesi, come andiamo a conciliare questo con l'esigenza chirografa ugualmente del fornitore o soprattutto del dipendente, quindi di un privilegiato numero uno, del tutelato per eccellenza? Cosa andiamo a dire? Non ti paghiamo adesso perché dobbiamo pagare il chirografo della banca, lo scoperto di conto corrente che tu non hai pagato e che magari il servizio era acquistato al 5% o al 10%, ma non se ne parla neanche. Questo è uno dei problemi che io vedo più toccare l'esperto nell'ambito della configurazione di un tavolo comune con gli stakeholder. Se questa sarà la difficoltà, quella di non poter effettivamente chiudere un risanamento meno di 2 anni. E poi, almeno per gli aspetti essenziali, e poi un altro elemento. Vi posso dire come oggi gli istituti di credito i piani di risanamento ex 67 non li accettano superiori a 3 anni. Perché? Perché giustamente oggi l'economia è molto volatile. Quindi anche fare delle previsioni a lungo termine, oltre 3 anni, diventa problematico, diventa non verosimile. Quindi cosa succede? Succede che io mi trovo davanti agli istituti di credito, anche qualora fossero in bonis le posizioni, che ho 12 mesi di volano sul quale chiuderle. Cioè non posso chiuderlo meno di 24 mesi e non posso effettivamente chiuderlo dopo 3 anni. Quindi come faccio? Vai Andrea, prego. Si sente? Sì, sì. C'è anche un'altra cosa interessante che stavo leggendo proprio questi giorni, Tommaso, sì. Che c'è una soglia nel codice di allerta, sì, dello scaduto 60 giorni. Certo. Che va a beccare con le nuove regole contabili, con l'IFRS 9, una situazione in cui magari già dopo 30 giorni per la banca è già in stage 2. Quindi... Ma certo, assolutamente. Ma infatti adesso ti dico anche un'altra cosa, che adesso è molto sottile la differenza fra bonus e UTP.
Perché molte posizioni, molti istituti di credito, tra cui per esempio Unicredit, tutte le società che adesso ovviamente si trovano in difficoltà, come per esempio il mercato dell'automobile, per loro in bonus non c'è più nessuno. Perché fra 2 o 3 anni, è certo, ma soprattutto dicono scusate, adesso non ci sono autovetture. Io ho come clienti 2 concessionari Fiat molto grandi, le quali non riescono a vendere le Panda non perché non hanno clienti, ma perché non hanno le autovetture. Non hanno le autovetture, sono fermi. E allora che cosa? E allora l'istituto di credito che ha una linea di credito con uno scoperto oppure ha un anticipo fatture. Il castelletto pieno che non gira. È bravo, l'anticipo fatture è bravo, è quello. Come te la fa a non qualificare già da adesso come OTP? Diventano dei forti problemi. Allora io mi trovo davanti, io esperto, mi trovo davanti alla banca che vado e dico, senti, ma a me la legge mi dice che minimo 24 mesi per il risanamento, facciamo 4 anni, 5 anni, e tu banca mi dici, no, ma tu sei un pazzo, io non posso accettare queste condizioni. Potrei accettare, allora cosa deve fare? Cosa dovrebbe fare l'esperto? Dovrebbe andare a proporre al tavolo il preventivo pagamento delle linee chirografi delle banche nei primi 12 mesi. E allora poi abbiamo l'impossibilità di negoziare, come ci dice l'83 del 2022, i diritti dei lavoratori, e allora mi spieghi come si sposano queste cose. È impossibile. Diventa. Anche perché poi ci sarebbe anche il tema degli accordi efficacia estesa, perché se si supera una certa soglia di chirografo bancario, dopo tutti magari hanno la tendenza a stare un po' indietro perché hanno paura che si estenda anche ad altri. Certo, ma infatti poi diventa fondamentalmente a mio avviso, ci sarà bisogno di forti correttivi. Ed è questo che io volevo dire. È una normativa, signori. Purtroppo il tempo è un po' tiranno, perché poi parlare di questi argomenti in un'ora diventa un po' difficoltoso, però è logico che se vogliamo tirare un po' le fila del discorso, che non vorrei che questo istituto fosse semplicemente un istituto per dire ok, va bene, nel caso in cui non dovessi andare male questo tentativo, io poi provo la carta del concordato semplificato, perché una possibilità è quella poi dell'impresa, nel caso particolare in cui non ce ne siano i presupposti, anche di provare un concordato semplificato. Ma si lascia un po', diciamo, perplessi questo aspetto fondamentale. Gli altri vogliono fare qualche domanda su quello che ha detto appunto anche Andrea? C'è qualche domanda ulteriore, qualche considerazione soprattutto, perché essendo poi tutti colleghi è logico che attendo anche delle considerazioni da parte vostra, insomma. Allora, se non ci sono considerazioni, io terminerei dall'ultima parte, che è quella fondamentalmente che poi andrà a creare sicuramente più problemi, ossia dall'articolo 21 della nuova normativa sulla composizione. È logico che noi abbiamo il mantenimento in capo, secondo l'articolo 21, abbiamo il mantenimento in capo all'imprenditore di tutta una serie di gestioni, sia gestione ordinaria che gestione straordinaria. Questo però non deve portare l'imprenditore a continuare, secondo me, ad avere una limitazione di pensiero o di gestione come ce l'ha adesso. A mio avviso, l'imprenditore deve avere il coraggio di
nonostante la normativa non lo preveda assolutamente, quindi non vorrei essere, voglio dire, frainteso, la normativa vede l'esperto come un soggetto terzo che cerca di mettere d'accordo le parti. Io invece vado oltre e dico che secondo me l'esperto, l'imprenditore, dovrebbe farsi un po' aiutare dall'esperto. Anche perché poi dopo, nel momento in cui vengono posti degli atti che recano pregiudizio ai creditori, l'esperto è tenuto a fare una relazione negativa su questi comportamenti, non potendoli arrestare, ma se l'imprenditore, dopo questa relazione negativa che legge l'imprenditore stesso, ritiene comunque di dover compiere quest'atto, a questo punto, nei 10 giorni successivi, l'esperto è tenuto a iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. E soprattutto questa iscrizione è obbligatoria quando l'atto compiuto va a pregiudicare gli interessi del creditore. Quindi, dove voglio arrivare? Voglio arrivare ad una conclusione molto semplice. Abbiamo detto all'inizio del nostro incontro come questa è una procedura stragiudiziale, è una procedura volontaria, è una procedura con un soggetto terzo, che non può vietare nulla se non consigliare. In realtà io prevederei oggi 2 nuovi step da aggiungere a questa normativa. Il primo step è quello di cercare effettivamente di non mettere questo minimo di 2 anni nel risanamento, ma cercare di, a maggior ragione, far parlare le carte e non far parlare, diciamo, noi tecnici in un modo preventivo. Il tecnico deve parlare dopo aver visto le possibilità. Secondo aspetto è quello di cercare di vedere la figura dell'esperto sempre come soggetto terzo, non però con un intervento ingerente come un attestatore in un piano attestato, ma cercando di creare però una via di mezzo, cioè cercando di far capire, comprendere all'imprenditore di doversi far affiancare da questo soggetto che insieme a lui gestisce nel modo migliore il risanamento stesso. Ovviamente nei pieni poteri della propria, ovviamente, configurazione. Qualche domanda? Allora, signori, se non ci sono particolari domande o quant'altro, io voglio dire, penso di aver toccato tutti gli elementi positivi e negativi di quello che è fondamentalmente l'aspetto iniziale di questa procedura, che poi avremmo effettivamente la possibilità di rilevare col tempo, nel senso che si spiega effettivamente come si possa addivenire ad una copertura di quei buchi che purtroppo si sono presentati in una materia che è nata adesso. Lascerei a voi a questo punto qualche commento di chiusura, insomma. Vorrei anche un
voglio dire, qualche commento, qualche anche che chi non funziona il microfono, se vuole, può anche effettivamente scrivere in chat qualcosa, insomma. Andrea, tu quindi vuoi dare anche qualche elemento della tua esperienza presso gli istituti di credito, adesso che hai effettivamente gestito, diciamo, sei molto padrone della materia, insomma, anche anche il postmaster, insomma, sì. È un bel complimento, dai, essere padrone della materia. Beh, dai, però ti sento abbastanza male. No, beh, sicuramente, come dicevi anche tu, Tommaso, è una tematica ancora abbastanza acerba, perché non ha 2 mesi fondamentalmente il recepimento ultimo della composizione, per cui sarebbe bello magari ritrovarci, non so, tra 6 mesi, tra un anno, e fare un po' il punto di dove si arriva, per vedere anche se ci saranno dei recepimenti di alcuni. Ma assolutamente, ma io penso, anche che, voglio dire, all'interno, sai una cosa, a mio avviso l'ago della bilancia, come sempre nei risanamenti, ristrutturazioni concordate, ovviamente la parte del leone è sempre in mano agli istituti di credito, e io penso che anche oggi la figura del, diciamo, dell'asset manager all'interno degli istituti di credito, ossia colui quale deve recuperare i crediti, vada sempre più verso non più una gestione decreto ingiuntivo, atto di precetto, pignoramento e quant'altro, ma vada verso una gestione di queste materie, cioè trovarsi dinanzi a tutta una serie di valutazioni che escono fuori ovviamente dalla gestione giudiziale, che sia giudiziale procedura esecutiva o che sia liquidazione giudiziale ormai, ma diciamo che sta fuori dal tribunale, ecco, questo intendo.